Avete presente quelle giornate no? Quelle in cui vi svegliate col piede storto e passo dopo passo tutto sembra andare peggio? Bene, per me questa è una di quelle. Che poi la cosa che mi fa rosicare è che oggi non dovevo neanche andare a lavorare, ma vuoi o non vuoi, qualcosa gira storto. Comunque sia, intanto vi do il benvenuto nel diario di bordo. Oggi è il 6 settembre e mi girano le palle. Oggi è una di quelle giornate dove proprio ti rode e forse l'unico modo per cambiare qualcosa è prendere e uscire in moto. Quindi mi vesto, prendo lo zaino e via si parte con destinazione sconosciuta. Sono sempre stato di poche parole e tirare fuori quello che ho dentro è sempre stato un bel casino, ma per fortuna poi ho capito che a volte le cose che non urlo io le urla il motore della mia moto. Che come me è pacato, ma quando vuole sa farsi sentire. Senza dubitare prendo e imbocco il raccordo. Ah, che strada il raccordo, gira tutto intorno a Roma e ti porta dove vuoi. Sì, tranne quando si blocca. Uscita Cassia Bis, ma sì dai, perché no? Tanto l'importante non è la destinazione ma il viaggio. Questo l'ho letto su Facebook prima di uscire. Direzione nord, il pieno ce l'ho, una felpa pure. Ora mi basta solo stare attento agli autovelox che potrebbero rovinare ancora di più questa giornata. Mentre guido mi capita spesso di pensare alla vita e a quanto andare in moto sia simile a vivere. Devi rimanere in equilibrio, devi essere concentrato e devi raggiungere una meta. Il problema è che oggi una meta io non ce l'ho e probabilmente forse non ce l'ho neanche nella vita. Questa cosa mi fa paura, sia chiaro. Viviamo in una società in cui devi avere degli obiettivi e muoverti velocemente per raggiungerli, altrimenti sei uno sfigato. Un po' come quelli che corrono in moto, ma quando sono arrivati poi si rendono conto che non hanno visto il paesaggio. Beh, io forse ho capito che a me piace andare piano. Mi piace godermi il panorama e poter raccontare agli altri le cose belle che ho visto. Mi chiedo solo se questi poi mi prenderanno per il culo perché andavo piano. Ma dopo tutto, chi se ne frega, no? Uscita Ronciglione. Ci sono già stato qui, ma per qualche motivo sento energie positive verso quella direzione. E poi ci sta questo arco dove passi sotto che non so perché, ma mi è sempre piaciuto. Beh, molto bello. Scelgo di andare avanti senza fermarmi fino a quando non mi rendo conto di essere stato colpito da due insetti grossi come palle da tennis, uno sul casco e uno sul parabrezza. Quindi decido di fermarmi anche perché se faccio video è tutto un cazzo se vi faccio vedere solo l'insetto morto davanti alla camera. Dopo questa breve sosta di lavaggio, il paesaggio inizia a essere come quelli che piacciono a me, ossia strada, alberi e un benemato cazzo di nulla. Oh, finalmente asfalto perfetto e via si può aprire un po' il gas. Certo, poi trovi questi coglioni che ti passano tranquillamente contromano nella tua corsia. Intanto la strada inizia a farsi sempre più in salita ed arriva ad un primo punto panoramico nel quale scelgo di fermarmi alla ricerca di un momento instagrammabile. Di preciso non lo so dove sto andando oggi, ma una cosa è certa. Se trovi un binocolo per strada, devi guardarci dentro, per cui... Stavo provando a vedere qualcosa dal binocolo, poi mentre mettevo l'occhio mi sono accorto di questa cosa qui. Cioè c'è un cazzo di ragno dove devi mettere l'occhio. Io ce l'ho messo comunque in realtà. Bella la vista, si vede un castello o un qualcosa che non so cosa sia. Ma adesso risalgo in sella e riparto per raggiungere un posto verde, un bosco. E dopo questa breve sosta si riparte. Ormai la destinazione la so. Monte Cimino, famoso per... Non lo so, ma dalle indicazioni mi pare chiaro che ci sia una faggeta. Che penso sia un posto pieno di faggi, no? Ed eccomi qua, sono arrivato nella mia meta casuale di oggi. Quindi abbandono il mio fedele scudiero e mi inerpico nel bosco. Questi posti mi hanno sempre dato una sensazione di pace e allo stesso tempo un non so che di insicurezza. Più mi addentro nel bosco e più capisco di essere solo. Non ci sta nessuno. Solo io che giro con un bastone da selfie in mano come se fossi un turista cinese a Piazza di Spagna. Salite, scale accroccate e poi bam! Ti trovi davanti a un albero caduto che crea una sorta di passaggio e rimani tipo wow, ma che bello!
poi alla fine è solo un albero morto che non ce la faceva più a stare in piedi, ma tu rimani comunque stupito da quello che ha creato. E forse inizio a capire cosa mi piace di questi posti, ossia la naturalezza delle emozioni che riescono a trasmetterti. Ok, sono arrivato nel posto dove dovevo arrivare, strano, no? Incredibile. E sono alla faggeta del Monte Cimino. Adesso però, come mio solito, non leggo le indicazioni, per cui sto vagando. Ci sono solo delle frecce colorate che però non so cosa significhino. E niente, iniziamo a salire questa scalinata che non è una scalinata ma piuttosto è una salita. E al momento ci sono solo io, non c'è nessun altro. Più vado avanti e più mi addentro nel bosco e mi sembra quasi di essere finito in un film. Cioè, se spuntassero fuori tipo Gandalf e Pipino, sicuramente non mi stupirei più di tanto. E niente, praticamente sono arrivato nella Terra di Mezzo. Scenario Signore degli Anelli, completamente. Oh, vabbè. C'è una... non so se si vede. C'è una torre. Adesso andiamo a vedere la torre. Ci stanno le antenne sopra. Oh, poi quelle che sembravano antenne in realtà non erano altro che impalcature, eh? Comunque, siccome avevo caldo, ho preso la giacca, l'ho piegata malamente, l'ho infilata nello zaino togliendo la felpa. Quindi adesso ho la felpa di fuori che devo mettere addosso. Gli occhiali li ho tolti, li ho tirati fuori perché dovevo fare delle foto, perché sennò mi sentivo un coglione senza occhiali, ma lo sono comunque. Quindi adesso devo rimettere dentro tutta la roba e continuare a camminare in direzione sconosciuta. Comunque decido di andare avanti e vedere dove mi porta questo sentiero che sto vagamente seguendo, così, per modo di dire. Comunque oggi, come avrete notato, il mio umore non è dei migliori, però mi sono detto, sai che c'è? Alla fine questo è un diario di bordo, per cui se mi rode il cosiddetto, è giusto che io lo trasmetta, nel senso, se in questa giornata è successo questo, lo devo riprendere. Per cui, giornata un po' umore così, però poi quando vedi questi fiorellini che sbucano, e sbuca anche il vespone, quello non mi piace molto, non si può essere tristi, non si deve essere tristi. Bisogna sempre stare col sorriso perché domani è un altro giorno e tutto andrà meglio, o forse peggio. Olè! E dopo queste perle da osteria continuo il mio viaggio nella faggeta, addentrandomi sempre di più nel bosco. Tra l'altro, siccome mi trovo spesso a fare queste cose da solo, mi sono un po' rotto le palle di stare da solo, perché sì, ok, belli posti, però serve un po' di compagnia per essere felici. Se qualcuno vuole organizzare qualcosa, venire con me, ragazzi, scrivetemi nei commenti, vediamo un po' cosa riusciamo a organizzare. Ovviamente se avete la moto andiamo in moto, senza neanche parlarci, però magari si riesce a organizzare qualcosa di carino, perché i posti da vedere ce ne stanno una cifra e a me di andare al lavoro non me va manco per... non lo dico. Bello. Molto 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 bello. Amici del diario, questo posto è veramente meraviglioso, stupendo. Cioè, sembra di stare veramente dentro al Signore degli Anelli. Fantastico. I sentieri sono segnalati, ovviamente, e poi ci stanno questi fiorellini viola che non si vedranno mai, che escono dal bosco. Meraviglioso, veramente meraviglioso. E la cosa simpatica è che in realtà anche oggi io sarei dovuto andare a lavorare, invece no, la giornata è iniziata malissimo ed eccomi qua in mezzo a la Terra di Mezzo. Adesso esce Frodo con Gandalf. Mortacci tua. Non si è visto, ma è passato un vespone davanti alla faccia. Scusate per... vabbè, tanto le parolacce le dite pure voi. Sto seguendo il percorso che ormai non è più segnalato, se non per questi segni che non so cosa significhino, però tanto vale. Tra l'altro c'era scritto di stare attenti perché è tutto naturale qua, i rami si spaccano, cascano proprio gli alberi, tra, e cascano giù. Mi sembra ufficiale che io non abbia il fisico per fare queste cose. Comunque sia, sono tornato indietro perché ero andato lì sotto, ma era pieno di impronte di cinghiali e si sentivano rumori sospetti, per cui onde evitare di trovarmi davanti a un gruppo di cinghiali che non saprei cosa dirgli, ho preferito tornare indietro, anche perché sono solo, il telefono non prende, se mi succede qualcosa qua sotto ci rimango.
eccomi qui. Risalgo in sella, pronto a tornare indietro. Alla fine devo dire che la giornata ha preso tutta un'altra piega. Magari se fossi rimasto a casa sarei stato giù di morale tutto il giorno. Invece questo paesaggio ha spazzato via tutti quei pensieri del cacchio con cui mi ero svegliato. Oh, se dovessero capitare anche a voi giornate del genere, prendete uno zaino con qualcosa di inutile dentro, perché tanto alla fine non ho usato nulla, e partite, così, senza meta, senza rotta. Tanto non serve andare troppo lontano per trovare se stessi. Anche perché forse quello che stiamo cercando è qualcosa che sia completamente diverso da noi. Qualcosa che ci stupisca. Qualcosa che ci faccia dire wow. Diario di bordo, 6 settembre 2023. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.